considerazione. Sì, sono consigliere comunale, ma in primis sono un cittadino di San Piero a Grado e spesso essere anche impegnato in politica è un'arma a doppio taglio, perché uno si trova nella condizione di non sapere quanto e come muoversi, per paura che poi le persone possano dire sì, ma ti sei mosso perché fai politica, sei qua perché hai bisogno di un ritorno elettorale. Io invece un po' vi invidio Bernardo, a cui faccio i miei complimenti, perché quando... Grazie a Bernardo! Perché quando uno non fa attivamente politica può fare in realtà quello che vuole, no? E quindi voi oggi dimostrate di essere un po' tutti consiglieri di San Piero a Grado, tutti attivi, tutti senza colore politico, che hanno a cuore l'interesse della comunità, dei figli, dei padri, dei genitori. Io vi invito sia ad affidarvi comunque alle istituzioni, perché ci possono dare una grande mano, ma a non mollare, a essere sempre un pochino più attivi nel vostro piccolo, perché la soluzione la troviamo anche tutti insieme come comunità. E forza, avanti così, non molliamo. Congratulazioni a tutti voi che siete qua a stare.